Crocco, dammi una mano a salire questa cavolo di scale. Dobbiamo andare a prendere la tombola di mia moglie. Ci volete appezzarci bene. È una cavolata, Crocco. È tutta un'idea tua, lo sapevo. Io dovevo lasciarti già fin da quando ci siamo conosciuti, Crocco Sciabolette. Ti sembra normale grazie, che io no, io sto andando io con le mie sporche mani. Con le mie sporche mani, queste due mani che mi ritrovo. Andremo a depredare la... Davvero, non ci posso. Ma se non faccio il lavoro sporco perché tu stai in sedia a rotelle? Ma io sono in sedia a rotelle per ovvie ragioni, Crocco. Di sicuro non per quelle. Non perché non lo so, sono caduto oppure perché ho investito una persona, Crocco. Ecco, sì. Colpa tua che hai investito allora... dolcette, sciabolette. Vabbè, qua da quanti qua tu guidavi? Sì, ovvio. Che colpa io ho sempre tua. Avuto la patente. Ma detto non era colpa no, mia. Vabbè, ascolta, sono incavolato, fatti dare la colpa, giusto per il momento. Oh, mio Dio. No. Ora vai a cercare la tomba di dolcetta, io non si capisce nulla tra tutte queste tombe. Ah, qui, aspetta, dovrebbe essere qua. Ah, no, questa è quella di Fausto. No, povero Fausto. No, 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 no. Ma ancora non hanno riempito. Ma hanno depredato la tomba di Fausto, sciabolette, non l'hanno chiusa. Era stato Sense. Oh, mio Dio. Ma Sense che cosa fa con i cadaveri, secondo te, Crocco? Ah, Crocco? Non corrispondere, Crocco, secondo te cosa fa Sense? Tu sei quello più vicino a casa di Sense, Crocco. Ah, questa... Ok, perfetto, siamo... Hai portato il piccone? Ce l'hai il piccone? Ovvio, dai. Posso? Oh, mio Dio, dolcetta, mi dispiace. Mi dispiace tanto, dolcetta. Ah, mio Dio. Dai, apri. Ora, ora, oh, mio Dio. Cosa fai? Cosa fai? L'hai pestata! L'hai pestata! Vabbè, ci sono caduto! Ma tu sai quanto mi è costata la tomba? Solamente la bara, sciabolette! Vabbè, mia amica pesa 100 kg che se appena la tocco si sfonda! Ci siamo quasi, sciabolette! Ma... Mamma mia, è tutta la ciccia lì dentro, tutto peloso, sciabolette! Crocco, guarda, non farmi litigare che davvero... Cioè, stiamo deprendendo... Come te lo ficco in testa? Il piccone lo ficco in testa? E ti metto a fianco a dolcetta, così almeno vi potete amare nell'aldilà però questa volta! Allora... E mo che c'è? Non ho capito! Non lo so, zitto! Allora, oh mio Dio, devo prenderla, Crocco, non lo so, Crocco, è proprio lì sotto la spada, devo prenderla, secondo te? Ma come fai a sedere a rotella, se poi la prendo io? Eh beh, no, vabbè, riesco a prenderla comunque perché ho le mani lunghissime, peggio di un serpente. Secondo te dovremmo farlo? È l'unico modo per uccidere il demone Mephiles. Allora, dimmi te, vuoi morire? Ovvio che no, sicuramente, non voglio morire. Allora prendi la spada. Prendo la spada. Mica si alza dolcetta e ti prende a sberle. Non credo che si risvegli. Oh mio Dio, se fosse così, guarda, preferirei davvero farlo che anche se mi prendesse a sberle. Oh mio Dio. Va bene, la prendo. Comunque sbrigati prima che arriva Stregorlo. Eh? Cosa? Prima che arriva Stregorlo, che lui fa il turno di notte, credo. Stregorlo. Oh cavolo, hai ragione. Hai ragione, perché miseria, non me lo sono ricordato. Ok, ho preso la spada. Ora, chiudi. Sbrigati. Ah, adesso che vado. Chiudila. No, chiudila. Bastati. Sbrigati. Oh, mamma mia, non si può urlare. Ehi ragazzi, che cosa ci fate voi qua? Oh mio Dio. Oh, scappa. Sbrigorlo è quello che comanda qua al cimitero. Venite qua, vi denuncio la polizia postale. Ma cosa c'entra la polizia postale? Corri via, scappa, c'è il Nemesis, Crocco. Mio Dio, devo metterci dei passamontagna. Lo so, lo sapevo io. Venite qua. No, scappa. Scappa, Crocco, da questa parte. Oh, mio Dio. Come puoi mettere... Ascoltami. Crocco, tu sai come fare, Crocco. Prendimi, Crocco, e corriamo. Prendimi, vai. Sì. Corri, Crocco, corri. Vabbè. Corri. Sì, ecco, vai. Oh, mio Dio. Perché hai preso un nuovo? Ascolta, da quella parte, bravo, da quella parte. Stai andando proprio bene. Sì, aspetta. Corri. Ah, cavolo. Che bello. L'abbiamo seminato? Sì, l'abbiamo seminato, non c'è più. Sì. Oh, sciabolette. Porca miseria, se ha funzionato questa cosa. Ok, abbiamo la spada, Crocco, abbiamo la spada. Adesso però mi devi portare in casa. Sai dov'è la casa mia? Ah, porca miseria, non si facciamo sbattere. Cosa? No, facciamo un po' di parkour, non ti preoccupare se vuoi. No, niente parkour. Come no? Crocco, non iniziare a saltare. Quando inizi a saltare, so che cosa vuoi iniziare a fare, Crocco. Non voglio che fai il parkour, ok? Dai. Se no? È verso quella parte. Dritto, ok, bravo, dritto. A sinistra, adesso. Ecco, bravo, così. Ok. Oh, porca miseria. Ah, non ci sono macchine qua in giro. Sì. Potevamo anche andarci in macchina al cimitero, Ma già eravamo andati nella strega, ti ricordo. Non avevamo la macchina. Eravamo già vicini, sciabolette. Puoi sbrigarti un attimo, mio Dio. Dai, dov'è finito il tuo spirito parkourista, allora, che avevi o faccio prima? Parkour o vado così? Deciditi. Non
lo so, sono deciso. No, 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 no. Tanto ecco. Non c'è modo di fare parkour da nessun'altra parte qua. Che ne sai? Qua a sinistra ci sono delle siepi dove ci posso saltare e fare dei giretti. Ok, va bene. Allora hai ragione tu, ok? Hai ragione tu. Porca miseria. Dai, sbrigati, mio Dio. Vai, guardi. Allora, comunque, questa spada, comunque, in ogni caso, dobbiamo custodirla, va bene, Crucco? Io la devo mettere da qualche parte, probabilmente tipo nella cassaforte, quella dove tenevo tutti quei soldi. Quella grossa enorme? Eh sì, probabilmente da quella parte devo tenerla. È abbastanza sicura, perché posso, cioè, se arriva un ladro e ti fa esplodere il retro della cassaforte così a caso. Sì, no, adesso no, in realtà sta dove sto andando. In teoria, Mephiris, magari. Guardiamo un attimo sopra, vediamo se c'è. Se c'è qualcuno, Crucco? Hai visto nessuno? No, non vedo niente io. Ok, va bene. No. Continua a camminare. Si può pure teletrasportare, forse, non lo so. Non lo so, probabilmente c'ho. Non è che magari ci ha visto per tutto questo tempo, Mephiris. Secondo me ci devi dormire insieme alla spada. Mio Dio, Crucco! Ti ho detto di non fare parkour, Crucco, sciabolette. Ops. Ho capito che hai voluto tagliare, però, porca miseria. Ok, dai, ci siamo. Forse fai meglio a dormirci insieme alla spada, forse è più sicuro. Perché se senti che te la rubano, almeno stai lì abbracciata, cioè. Hai proprio ragione, è proprio quello che farò probabilmente. Comunque, porca miseria, il cimitero è veramente una sfacchinata assurda ogni volta a camminare. Infatti, no, però se dobbiamo chiamare in taxi comunque per ritorno a casa, magari. Hai ragione. Porca miseria, riesci? No, troppo alto. Ok. Ok, bravo. Ottimo. Ok, basta fare parkour, puoi portarmi a casa mia. Basta, perché ma non potevi entrare da un'altra parte, Crucco? Mio Dio, zitto. Oh mio Dio, dove stai passando? Dove passi che mi stai tracciando tutta la... Ma siamo arrivati. Oh, grazie, lasciami qua. Ok, prego, dai, ci vediamo domani. Buonanotte. Ciao, Crucco. Ciao. Oh mio Dio. Ok, papà. Mio Dio, devo mettere la spada da qualche parte. Questa parte. Ok. No, non posso mettere nessuno. Non posso. Qua dentro il frigo. Ok, perfetto, tanto non perdivo allora. Papà! Ma da dove eri andato? Ho fatto un giro. In 7 rotelle? Sì. Da solo? Sì. Per quale motivo? Per questo. Ma non l'hai finita la pasta, sbriserino? No, non l'ho finita. Ma che diavolo, ma stai scherzando, papà? Ma non puoi uscire da solo in 7 rotelle? Scusami. Hai ragione, sì. Papà, ma sei impazzito? Ragazzi, ascoltate, l'ho fatto per una buona ragione, ok? Ma la mamma? La mamma non c'è, mi dispiace, sbriserino. Cos'è quella cosa? Niente. Come? No, è impossibile che non sia niente, fammi vedere. È la spada di vostra madre, ragazzi, qual è il problema? Perché ce l'hai tu? È vero, perché ce l'hai tu, papà? Non dovrebbe avercela la mamma? Dovrebbe avercela la mamma, papà. Per quale motivo ce l'hai tu? Come dire, ragazzi, vostra madre me l'ha dato perché, insomma, che cosa volete da me, porca miseria? Volevo solamente capire il motivo per quale è la spada, papà. Vostra madre mi ha detto che, tipo, non lo so, faceva troppo spazio. Una spada? Faceva troppo spazio una spada? È bella grande, guarda qua che cos'è questa qua. Ho capito, però la mamma se la porterebbe ovunque la spada. È vero, papà, nonostante magari è andato a lavorare in città. Per quello che ci stai dicendo tu. Esatto. Non vuol dire allora che deve essere sicura. Soprattutto che sta andando a lavorare in città, dovrebbe essere sicura e dovrebbe portarsi una spada. Ragazzi, purtroppo le cose non stanno per come lo dite voi. E allora per come stanno? Da dove ci nascondi qualcosa, papà? Dove è finita la mamma? Però papà, dove è finita la mamma? Andate a letto, ragazzi. Che c'è, dove è finita la... Andate a letto, ragazzi. Ci vuoi minacciare con una pistola laser? Davvero? Domani viene Vivi, quindi fatevi trovare pronti. Che? Davvero? Sì, vai, di sopra. Arriva Ivi, perché arriva Ivi? Domani arriva Ivi, ok? Allora dovrò lasciare like? Sì, questo video deve essere pieno di like perché nel prossimo episodio arriverà Ivi, ok? Ok, va bene, lo lascerò anch'io. Va bene, quindi andatevene di sopra. Sopra, su. Domani arriverà Ivi. Che vi darà una mano, perché io sono stupido e non ho la sedia. Ho la sedia, scivolette. Ok, devo tenere la spada custodita in un posto sicuro.